Ciao ragazzi, terza settimana di Avvento e il Vangelo di questa domenica, per chi ha partecipato alla messa, racconta di Giovanni il Battista. Di lui Gesù fa degli elogi grandiosi perché dice che tra i nati, non esiste uno più grande di Giovanni Battista tra i nati di donna. È un grande elogio che gli viene fatto. E del resto Giovanni è l'ultimo dei profeti dell'Antico Testamento. Prima di lui ci sono degli eredi illustri, c'è Geremia, c'è Isaia, Amos. Michea e tanti altri profeti che fanno parte della storia del popolo di Israele. Lui, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, che prepara la strada all'arrivo di Gesù. Vi ricordate settimana scorsa, raddrizzare i sentieri. È proprio lui che ricorda questa cosa. E allora mi sono detto, però caspita, questo dono della profezia, il Signore Gesù l'ha promesso non soltanto durante la sua vita, ma anche per tutto il tempo che verrà dopo di lui. Allora mi sono chiesto, come faccio oggi a riconoscere un profeta? Allora provo a rispondere a questa domanda. Beh, prima di tutto il profeta ha una parola, una lingua affilata, è come una spada. Avete presente quelle spade giapponesi? A me viene in mente quella di Kill Bill con cui affettava i nemici. Ecco, la parola del profeta è una spada affilata. Perché è affilata con una pietra particolare, che è la pietra della coerenza della vita. Cioè quello che il profeta dice, lo vive, lo fa. E quello che il profeta fa, parte da quello che dice. Cioè c'è piena consonanza fra queste due cose qui. E dunque è una parola tagliente perché è proprio affilata con questa pietra, quella della coerenza di vita. La seconda caratteristica del profeta, se lo volete riconoscere, oggigiorno un profeta, lo trovate in questo, che il profeta mette la sua parola non a servizio di se stesso, ma a servizio dei più bisognosi, cioè di chi ha una parola debole, di chi non ha voce. Sentite come lo descrive proprio la prima lettura di oggi, la troviamo al capitolo 61 di Isaia, dice così, la vocazione del profeta. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione. E cos'è che fa il profeta? Mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di grazia del Signore. Ecco, il profeta mette la sua parola tagliente ed efficace a servizio dei senza parola. E questa qui è un servizio di questa parola che lui fa infastidendo i potenti. Cioè questa parola che difende i deboli è anche una parola che infastidisce i potenti. Non è mai una parola allineata col pensiero comune, col senso comune. In qualche modo il profeta è scomodo. È qualcosa che i potenti del mondo vogliono rimuovere. Terza caratteristica, come ne discende da quella che abbiamo appena visto, il profeta non parla mai per se stesso, ma diciamo non vuole autopromuoversi, ma la sua parola è a servizio e a difesa degli umili e degli ultimi. E quando parla, quasi parla controvoglia, per conto di altri. Potremmo dire che coloro che lui difende sono gli scarti della società, perché sono coloro che da soli con la loro esistenza contestano il nostro modo di vivere, il nostro modo di esistere, la nostra società ripiegata sui propri bisogni, sul proprio benessere, senza ricordarsi che questi bisogni e questo benessere hanno un costo di vite umane, un costo che il profeta mette in evidenza davanti ai nostri occhi. Ecco perché è un personaggio scomodo il profeta. Quarta e ultima caratteristica che ho messo in evidenza per capire chi è il profeta oggigiorno. È questo, il profeta ha uno sguardo sul futuro, cioè il suo sguardo non è ripiegato sul presente, o meglio, scruta il presente, discerne all'interno del presente per trovare quei germi che aprono il futuro, che sono già direzionati su ciò che verrà e annuncia questo futuro. Lo annuncia sia quando questo è un futuro bello, di benedizione, ma sia quando questo futuro rischia di essere un futuro di morte. Un futuro di disastroso, potremmo dire. Allora, davvero la figura del profeta è una figura interessante e forse ne sentiamo il bisogno di persone come queste. E allora concludo dicendo, ragazzi,
per tutti noi, chi sono i nostri profeti oggi? Chi ha una parola come quella che abbiamo appena descritto, capace di guardare alla realtà e a quello che viviamo così come l'abbiamo descritta? Chi è i nostri profeti oggi? E per i cristiani che hanno il battesimo e che insieme al munus sacerdotale hanno ricevuto il munus regale, hanno ricevuto anche il munus profetico, cioè la capacità di essere profetico, il dono dello Spirito Santo nel battesimo. Noi che abbiamo questo dono sappiamo essere profeti. Allora, con questo vi auguro buona giornata.